Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy, Opera Omnia versione giapponese, perché, come potete vedere dal banner, oggi dobbiamo pullare per Ignis. Un banner che, a mio avviso, è assolutamente orribile. In altre situazioni non ci avrei assolutamente pullato, in quanto è stata riproposta la stessa tipologia di banner che abbiamo avuto con Eris e con Sera. Quindi una sorta di banner dove sono disponibili tutte le armi 15, 35 ed X presenti del gioco, però con rate up per quanto riguarda 15, 35 ed X di Ignis. In mezzo abbiamo anche la BT di Garland che può essere trovata e l'LD invece che ha delle percentuali a parte che ovviamente non sono incluse in quelle di rate up. Quindi direi un banner molto molto pericoloso, una vera e propria trappola, oserei definirla quasi, però ovviamente Ignis, essendo un personaggio che io comunque ho maxato e che ho portato diciamo tempo fa all'interno del gioco, vorrei effettivamente provare a trovare la sua LD. Abbiamo a disposizione le free multi perché in questo fine mese di settembre stiamo attraversando la Silver Week Campaign, che è una sorta di campagna celebrativa del periodo giapponese e che quindi ci permette di avere soltanto la prima free multi degli ultimi 4 banner che andranno a chiudere il mese di settembre. Quindi il banner, questo di Ignis, successivamente il banner dove verrà introdotta la LD di Faris, quindi con le Feod Transcendence Stage 2, e poi infine a fine mese, per essere più precisi giorno 30, avremo la possibilità di avere la free pull con la nuova arma Burst, che verrà rilasciata per l'appunto, la nuova Burst, la nuova LD che verranno rilasciate nei banner di introduzione del nuovo personaggio con BT. Ci sono delle voci che stanno iniziando a girovagare dove si vociferano Barts, Golbez, però diciamo le voci più forti sono tra Golbez e Barts. Io spero vivamente in Golbez, anche perché teoricamente con il personaggio che riceverà la BT si vociferava anche di un costume di cui Barts lo conosciamo già, proprio perché il costume di Barts lo conosciamo, però qualora dovessero mettere il costume di Golbez sappiamo benissimo quale sarà. Detto questo, ovviamente io direi che adesso ci possiamo concentrare un attimo sulle pull. Io ho messo, anzi metterò una musica per quanto riguarda il pull, cercherò di mutarmi, voglio assolutamente godermi il pull e voglio anche concentrarmi anche, quindi direi che io vi lascio con il pull, vi lascio godere i pull e ci becchiamo alla prossima.
Yes. Ce l'abbiamo fatta. In veramente pochissimi ticket. Sono molto, molto contento. Dai. Finalmente mi è andata bene. LD di Ignis presa con circa 10 ticket. Quanti ne ho spesi? Una decina. Quindi direi che questi ultimi ticket che mi avanzano li vado a spendere su Young. Young ha un'ottima LD. Mi ero ripromesso che se avessi trovato Ignis in poche risorse, il resto l'avrei pullato sicuramente qui. Per cui cominciamo a pullare. Buttiamo questi ticket e probabilmente ne tirerò qualcun altro. Penso di arrivare forse a 250. Aspetta, attenzione. Orbo dorata. Niente, ex. Peccato. Va bene, andiamo avanti. Mi fermo a 300, dopodiché decido se effettivamente continuare a pullare oppure fermarmi. E giustamente devo anche valutare effettivamente quanto spendere oltre i 300 ticket, perché consideriamo che c'è anche Faris. Basta. Perfetto. 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 Va benissimo così. Ok, va benissimo così. Niente, detto questo, io ho chiuso i due banner. Dopo tutti i ticket che ci avevo speso ieri, niente, se non è giornata, non è giornata. È inutile. È inutile. Se non è giornata, non è giornata. Oggi, a quanto pare, era giornata. Io vi aspetto alla prossima e grazie ancora.